realtà, perché oggi ampliamo la nostra gamma, la completiamo con l'arrivo del nuovo Coleos, ma anche il Capture si rinnova perché la fase 2 è arrivata molto recentemente. Offriamo anche una versione serie limitata di volume su Kadjar e poi abbiamo un nuovo Coleos che sarà lanciato il 16 settembre in Italia, dunque anche un'anteprima per i potenziali clienti balneari. Il mercato Italia è un mercato in crescita, e in crescita soprattutto i crossover, che oggi rappresentano quasi il 30% del mercato, dunque una vettura su tre è un crossover, ed è per questo che noi puntiamo su rinnovamento di tutta la gamma, su tutta una gamma completa. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli di continuare a crescere col marchio Renault come con il marchio Dacia. In questo caso la parte crossover giocherà un ruolo molto importante nel raggiungimento degli obiettivi Renault. La concorrenza la aggrediamo con un posizionamento ben preciso per il marchio Renault, che è il French Design, dunque un design decisamente più sexy, il design di Laurens van den Acker, che è partito dalla Clio nel 2012 e che arriva fino alla Coleos. Dunque completiamo la gamma, abbiamo oggi la gamma più giovane del mercato, e l'altro punto è la tecnologia democratizzata, dunque accessibile a tutto, per migliorare la vita a bordo del veicolo. I prezzi di lancio, i prezzi di partenza per Capture: partiamo da 16.100 euro, passiamo a 20.600 per il Kadjar e arriviamo a 31.100 per il Coleos. È più interessante vedere chi guida le nostre vetture, perché l'età è basata a chi acquista. Si gira intorno ai 45-50 anni, dipende dalle vetture, ma chiaramente più sali, Capture segmento B, Kadjar segmento C e Coleos segmento D, aumenta l'età.